quello che era contenuto nella proposta. Mi pare che appartenga alla normalità della vita parlamentare, non ci vedo uno schiaffo al governo, non vedo all'orizzonte una crisi di governo, non credo che la fiducia di questa maggioranza nel governo sia stata in alcuna misura incrinata. Non è possibile, da un lato, dire che il governo sta imponendo la sua volontà al Parlamento e poi dall'altro, quando il Parlamento Presidente normalmente Ferranti, gentilmente, esercita Presidente la sua Ferranti, sovranità... Scusi, onorevole Buttiglione. Presidente Ferranti, gentilmente, grazie. Prego, onorevole Buttiglione. Vedere in questo una debacle del governo, una vicenda di straordinaria importanza politica, tanto da farci perdere tempo con alcuni interventi sull'ordine dei lavori che sono sostanzialmente inutili perché tendono a gonfiare un avvenimento importante come tutto quello che avviene nel Parlamento, ma certo che non ha rilievo politico. La ringrazio, è iscritto a parlare l'onorevole Simonetti. Grazie Presidente. Vede, Presidente, suo tramite, Presidente Rosato, questa è stata una votazione non su un decreto legge, ma è stata una votazione su un disegno di legge parlamentare. Quindi qua oggi, per la prima volta, è stato il Parlamento a decidere su una legge senza una pressione, se non la sua, derivante dal renzismo strisciante che è quello di portare a casa lo scalpo il giorno prima addirittura di quando si presentano le leggi, solo per avere un titolo su un giornale, a prescindere dalla bontà dei provvedimenti. Mentre oggi ha vinto il Parlamento, la parte sana di questo Parlamento che non sta a seguire i titoli dei giornali, ma sta a seguire effettivamente il risultato della produzione legislativa. Lei prima, Rosato, è intervenuto dicendo, non nel merito del testo dell'emendamento, che lei avrebbe dovuto dire, io sono per fare arrestare chi si ferma e condivido nel merito chi vota per fare arrestare chi si ferma a discapito di salvare una vita. Lei invece ci ha detto, non votate l'emendamento, e ha detto ai suoi che poi lo hanno tradito, quindi il vero sconfitto di questa parità è lei come capogruppo, non Renzi, lei che si è fatto fregare da 40 deputati del suo gruppo che hanno votato contro la sua indicazione politica, non tecnica e di merito. Un'indicazione politica che si basava sul fatto che domani dovevate andare sul giornale a dire che avete fatto l'omicidio stradale. Il Senato, se ha sbagliato, era giusto che potesse porre rimedio attraverso una votazione che in un giorno loro riescono a fare con i loro regolamenti. Quindi questa è una vittoria del Parlamento. È una sconfitta del renzismo strisciante che lei ha portato in aula attraverso il suo intervento ridicolo e che quindi merita un applauso perché effettivamente torna a essere sovrano il Parlamento come prescrive la Costituzione e non più il governo. Basta decreti legge e andiamo avanti con le leggi di proposte di iniziativa parlamentare. Grazie. Grazie a lei. Io, onorevole Ferraresi, prego. Grazie Presidente. Io credo che in questa sede non ci sia stata ovviamente una frattura di governo, una frattura di maggioranza, bisogna essere onesti. Semplicemente i parlamentari hanno capito che la questione era una questione di buonsenso, hanno capito che si stava commettendo un errore che andava contro una legge nata per combattere le ingiustizie e le violazioni appunto gravi che avvengono sulla strada. Presidente, però è grave, molto grave, che siamo arrivati a questo, perché si poteva votare per esempio il soppressivo precedente, i relatori potevano rimandare la proposta di legge in commissione e quindi modificarla in modo che al Senato si chiudesse. In questo modo l'arroganza della maggioranza di governo ha fatto sì che, non ascoltando il Movimento 5 Stelle nella precedente lettura, ha fatto